L'ONU sta pianificando di scatenare un nuovo ordine globale basato sul totalitarismo. Domenica 22 settembre 2024 è stato un giorno che passerà alla storia per quello che le Nazioni Unite, ONU, hanno fatto senza che nessuno prendesse visione. È stato svelato il Patto per il Futuro, tanto atteso dalle Nazioni Unite, e il suo contenuto è straziante per chiunque apprezza autonomia e libertà. In descrizione vi lascio il link dove scaricare il documento intero in lingua originale. In breve, le Nazioni Unite hanno intenzione di controllare ogni singola cosa che ogni persona fa. Tutto in nome dell'arresto del cambiamento climatico e del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. I leader mondiali hanno apposto le loro firme al documento che contiene il famigerato Global Digital Compact e una dichiarazione sulle generazioni future. Ci sono voluti anni per forgiarlo e, se implementato, il patto cambierà per sempre il modo in cui le persone vivono, probabilmente in peggio. Nonostante sia stato definito l'accordo internazionale più ampio degli ultimi anni, quasi nessun organo di stampa sta parlando del patto. A quanto pare sono troppo impegnati a parlare di Donald Trump, Kamala Harris, oltre alle guerre in Medio Oriente e nell'Europa orientale. Ovviamente sapete di cosa stiamo parlando, per preoccuparsene. L'ONU afferma che il nuovo patto per il futuro, che comprende il Global Digital Compact e la dichiarazione sulle generazioni future, aprirà la porta a nuove opportunità e possibilità inesplorate, oltre a porre le basi per un ordine globale sostenibile, giusto e pacifico per tutti i popoli e tutte le nazioni. Il patto copre un'ampia gamma di questioni, tra cui la pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, cooperazione digitale, diritti umani, genere, giovani e generazioni future e trasformazione della governance globale, ha indicato l'ONU in un comunicato stampa. L'attenzione dell'ONU durante l'intero patto sembra essere tutta rivolta a cancellare la totalità dei confini nazionali e a far convergere tutto il potere a livello globale nelle mani di pochi eletti. Questi pochi eletti saranno incaricati di decidere cosa è consentito fare e dire al resto della mandria umana: coloro che violano le regole saranno puniti. Dalla transizione nascerà l'ONU 2.0 a metà dell'agenda 2030, afferma l'ONU. L'ONU 2.0, descritta dall'ONU attuale usando parole come ripensare, rimettere a fuoco e ricaricare. Si concentra anche sull'idea di creare una moderna famiglia ONU che abbracci una cultura lungimirante e strumenti all'avanguardia in grado di dare una turbocarica al nostro supporto, alle persone e al pianeta. Non ci saranno più americani, europei o africani. Tutti avranno la stessa identità onnipresente di tutti gli altri all'interno di questa nuova famiglia moderna delle Nazioni Unite, senza detrattori ammessi. Uno dei principali programmi delle Nazioni Unite è arricchire i paesi poveri a spese dei paesi ricchi. Le Nazioni Unite affermano che il Fondo Monetario Internazionale FMI, il Consorzio di Nazioni del G20 e altri attori chiave devono lavorare insieme per rivedere l'architettura del debito sovrano in modo da garantire che i paesi in via di sviluppo possano indebitarsi in modo sostenibile per investire nel loro futuro. L'ONU vuole anche rafforzare quella che descrive come la rete di sicurezza finanziaria globale per proteggere i più poveri in caso di shock finanziari ed economici. A quanto pare, l'ONU si aspetta una sorta di crollo o sconvolgimento del mercato che richiederebbe di apportare drastici cambiamenti all'infrastruttura finanziaria globale o di diffondere il panico per promuovere le valute digitali. L'ONU sta progettando un governo mondiale. Perché le moltitudini non riescono a vedere che questo segnerà la fine del dominio dell'uomo? Stiamo vivendo veramente la fine dei tempi. Sempre disponibili, il risveglio che introduce l'inizio della presa di consapevolezza che ci mettono addirittura sulla forma del meraviglioso regno piano che ci ospita e il secolare nuovo ordine del male, il libro senza alcun indice perché va letto semplicemente aprendo le pagine a caso. Perché? Perché nulla accade per caso.